Ciao a tutti, io sono Nicole. A dire il vero, per tutti io sono la Nico, da sempre. Questa che vedete è la prima di una serie di momenti insieme dove io cucinerò per tutti quanti, perché questa qua sarà una rubrica di cucina, ma non solo per le persone, anche per gli animali. Questo è un progetto che volevo realizzare da anni e che finalmente arriva a compimento. Quello che ci tengo a dirvi è che questa è proprio la mia casa. Aprirò le porte di casa mia perché io vivo in Monferrato, sono italo-spagnola, quindi piemontese, monferrina, ma metà dell'Andalusia. Questa è proprio la mia dimora. Perciò sono molto felice di avervi come ospiti da ora in poi. Detto questo, ora di cucina. Per queste ricette, in vista del Natale, ho pensato di fare qualcosa di un po' diverso dal solito e anche di rispolverare qualche metodo di cottura che è stato un po' dimenticato e che sta tornando di moda proprio in questi ultimi anni. Per questo motivo faremo il baccalà in vasocottura con pomodori secchi, pomodorini e olive nere. Faremo poi un gelo d'arance in barattolo e per finire una ricetta per i nostri amici animali. La ricetta per i nostri amici a quattro zampe saranno dei pet cookies. Perciò ora direi che ora di cucina! Caspita, ma chi è là? Sei la Nico? Sì, sono la Nico. Sono passato qua vicino, sono stato attratto dai profumi che escono da questa casa, anche le mie renne che ho parcheggiato qua fuori, che anche loro sono affamate. Caspita, ma questa è una bella notizia, perché io penso che lei abbia pochissimo tempo. Io tempo ne ho veramente poco perché devo portare un sacco di doni a tutti i bambini del mondo. Stavo pensando, magari le faccio qualcosa da portare via. Se lo fa, mi fa una grande cortesia. Bene, allora, perché non si siede o sta vicino a me, come lei preferisce, e io le faccio un po' di cosine buone da portare nel sacco. Che ne dice? Perché visto che siamo in Monferrato, pensavo, perché non anche un calice di vino che si riscalda un po'? Andiamo a stappare la bottiglia, allora. Iniziamo da un bel brindisi per questo Natale insieme. Salute. Allora, partiamo con il baccalà in vasocottura. Mi può passare il barattolo, per favore? Certamente. Grazie. Allora, tutto si svolgerà qui dentro. La bellezza della vasocottura è il fatto che tutto ciò che sono i nutrienti dei cibi restano incorporati dentro il vasetto e non si disperdono invece in una pentola come succederebbe in qualunque altro metodo di cottura. Allora, andiamo a produrre la nostra ricetta tutta a crudo. Prendiamo un recipiente. Mi guardi bene che poi la deve rifare anche al Polo Nord. Baccalà che prendiamo e tagliamo un po' come se fosse uno spezzatino. Allora, baccalà, filo d'olio che è molto importante, poi andiamo a metterci le olivette nere, poi pomodori secchi che noi andiamo a tagliare sempre in maniera abbastanza grossolana, non troppo piccolina, li andiamo a unire qui, pomodorini invece freschi, pizzico di sale, mi passi per favore la maggiorana, grazie mille, pizzico di maggiorana. Ovviamente questa è essiccata. Andiamo adesso a dare una mescolatina. Il baccalà è un pesce molto buono e saporito di per sé, non necessita di grossissime ricette elaborate. Io infatti ho scelto una ricetta semplice anche per farvi vedere che una cosa, se è buona anche fatta con poche cose. Andiamo a mettere tutto nel nostro vasettino. Ops, è volato un pomodoro. E voilà. Ora, cosa molto importante, il vasetto che noi andiamo a scegliere, come vedete, è un vasetto con la chiusura ermetica, perché quando andiamo a chiuderlo, andiamo a metterlo nella nostra pentola, si andrà a creare un sottovuoto. Questo sottovuoto permetterà non solo che si cucini tutto un po' come se fosse una pentola a pressione, ma soprattutto una volta levato dall'acqua si potrà conservare fresco in frigo per diversi giorni. Lo immergiamo nella nostra pentola, lo mettiamo qui e lo lasciamo tranquillo, da che riprende il bollore dell'acqua, per circa 20-25 minuti. Cosa di furbo la vasocottura? Il fatto che se dovete andare a farvi la maschera per i capelli, a passare l'aspirapolvere, se dovete stirare, la cosa bella è che ve lo potete dimenticare sul fornello e lui si farà da solo. Detto questo, lasciamolo dormire nel bollore dell'acqua calda. A tra poco! Adesso invece procederei con un dolcino sfizioso molto facile e molto interessante, perché è il gelo d'arance. L'arancia è tipicamente il frutto dell'inverno. In un modo molto molto facile faremo una cosa veramente d'effetto anche per queste feste. Andiamo a vedere. Allora, gli ingredienti per questo gelo d'arance, come vi ho già detto, sono zucchero,
spremuta d'arancia, non succo d'arancia, è importante che sia la spremuta. Rum, amido di mais e poi abbiamo un misto di uvetta e mandorle a lavelle per andare a finire il tutto. E poi ci sarà una sorpresa finale che metteremo su questo dolcetto. Iniziamo, la preparazione è veramente semplicissima. Andiamo a girare il nostro succo d'arancia nel nostro pentolino, verrà fuori la quantità per due coppettine. Andiamo ad aggiungere il rum. Ora, amido di mais, non esageriamo troppo, un cucchiaino basterà perché questo solidifica immediatamente. Questo modo. E adesso non più con il cucchiaio di legno, bensì con una frusta, iniziamo a girare velocemente. Ora vi faccio vedere come vi apparirà subito nell'immediato. Subito sembrerà di questo colore, quindi un colore lattiginoso. Andiamo ad aggiungere anche lo zucchero, sempre più o meno un cucchiaino e mezzo. Dobbiamo girare bene perché questa cosa qui veramente appena solidifica, che è il trucco dell'amido di mais, diventerà subito una crema. Quindi dobbiamo stare attenti a non creare dei grumi. Ci vorrà qualche minuto, ma fra poco ci siamo. La nostra crema si è fatta, adesso la andiamo a girare nella nostra cocottina. Vedete? È una bella crema di arancia. Voilà! Bene, andiamo a fare una guarnizione delle feste a questo gelo di arance, perciò finiremo la nostra portata in questo modo. Andiamo a metterci uvetta e mandorle a finire e soprattutto una cosa molto carina, uno spruzzo di polvere d'oro glitterata. E ora vi farò vedere l'effetto. Ecco qua, anche il dolce per il nostro Babbo Natale è pronto. Oh, ma l'hai fatto per me. Sì, l'ho fatto per lei, è in vasetto, così lo potrà chiudere e lo potrà portare via con sé. Meglio proseguire perché c'è poco tempo. Bene, adesso in ultimo una ricetta per i nostri amici a quattro zampe. Oh, che bello. Questa ricetta si compone di carote e mela, farina d'avena e un uovo, nulla di più. Farina d'avena che ha molta fibra, poi la carota che non ho sbucciato di proposito proprio perché nella buccia ci sono anche qui un sacco di cose importanti per i nostri amici a quattro zampe, e la mela che la vedrete un po' bruttarella, ma siccome noi non dobbiamo buttare via niente e siccome comunque sia, perché non riutilizzarla, la metteremo proprio in questa ricetta. Ciò che la terra ci dà è meglio non sprecarlo. Infine un uovo che a loro fa tanto bene. Allora, molto facile, andiamo a grattare la carota e la mela. Farina d'avena, diciamo 2 cucchiai circa, in questo modo, e poi un uovo. Voilà! Se vedete che l'impasto è troppo colloso, potete aggiungere ancora, diciamo, 1,5 cucchiai di farina d'avena. Sta imparando, signor Babbo? Tantissimo, tantissimo. Questi andranno bene anche per le renne, volendo. Porterò dietro tutte queste ricette. Molto bene. Allora, adesso il passaggio è molto semplice. Andiamo a prendere 2 cucchiai e in questo modo andiamo a fare delle palline. Chef per i nostri amici a quattro zampe, che se lo meritano tutti. Voilà. Queste sono quelle che gli chef chiamerebbero delle knell. Io le chiamo biscotti per animali. Farò assaggiare subito le mie renne che sono qua fuori, che anche loro poverine sono stanche e affamate. Sono pezzi. Molto bene, siamo pronti, andiamo ad infornare. 15 minuti a 180 gradi e loro sono pronti. Bene, il forno ha suonato, penso sia ora di sfornare i nostri biscottini per animali. Sono pronti, visto? Che belli, sì. Perché anche i nostri animali vogliono giustamente il loro premio, è Natale anche per loro. Certamente. Li mettiamo qua nel nostro piattino per, ovviamente, animali. Ecco qua, piattino per animali e pet cookies pronti. Caspita, il tempo è volato, adesso devo proprio andare. No, è tutto pronto. Calma, è tutto pronto. Allora, i biscottini per cani ci sono, il suo dolce anche, e abbiamo terminato la cottura del nostro pesce in barattolo. È assolutamente pronto. Vogliamo vederlo? Eccolo qua, risultato finito. Beh, perché non mettiamo tutto nel sacco? Va bene, mettiamo tutto nel sacco. Mi dia. Biscottini per cani. Il dolcetto di Natale e il nostro pesce in barattolo. Allora, prima di andare via, lascia che ti faccia un regalo. Oh,
grazie, pensavo di essere cresciuta, invece guarda, è proprio inaspettato. Ti ho preso questo per te. Ma questa è meravigliosa, grazie Babbo Natale, la ringrazio tantissimo, è stato un onore averla in casa con anche me. Anche per me, ho imparato un sacco di cose buone, di ricette nuove. Molto bene, le porti in giro per il mondo con i doni dei bambini. Va bene, sarà lei fatto. È una grande missione. Adesso però devo proprio scappare, mi dispiace, non ho più tempo. Assolutamente. Un bacio a tutti i bambini grazie del mille. Mondo, buon Natale grazie. A tutti, Merry Christmas. Ci vediamo l'anno prossimo. Beh, che dire, Babbo Natale è partito, è stato veramente un grande onore averlo con noi. Adesso lui ha una missione molto importante, portare la gioia a tutti i bambini del mondo. Beh, io che posso dirvi, vi ho fatto entrare un po' nella mia vita, no? Ed è soltanto l'inizio, spero. Se mi seguirete ci vedremo ancora in tante altre puntate, diverse. Questa rubrica è un progetto che voglio portare a voi per farvi capire che per me la cucina non è soltanto per le persone, ma è veramente per tutti, anche per i nostri amici animali, che di fatto fanno parte della nostra quotidianità e meritano un posto in prima fila come tutti noi. A questo punto arriviamo ai saluti, ma faccio molto molto veloce, tanto ci vedremo ancora. Pensavo di salutare chiaramente i miei amici, quelli che da anni mi dicono Niki, fai qualcosa, o meglio, Nico, fai qualcosa. E poi ovviamente tutti i miei colleghi di lavoro che amo follemente e che hanno anche loro reso possibile questo progetto. E poi, chiaramente, tutti i bambini che fanno parte della mia vita, sia quelli del passato, perché io ho fatto la babysitter per molto tempo, e quelli che fanno parte del mio presente, la piccola Ginevra, Christian, Agnese, Martino, Edo e beh, in realtà molti altri. Detto tutto questo, un saluto anche alla mia famiglia, che voglio e abbraccio tantissimo. E poi, che dire, ragazzi, questa è stata una puntata veramente speciale ed io in questo modo auguro a tutti voi un felice Natale!